Ciao Pinkies, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui per fare un altro video spacchettamento busta sorpresa di Tiger. Questa è la busta sorpresa di marzo. Oggi andiamo ad aprire la busta sorpresa di marzo e vediamo cosa ci troviamo dentro. Premetto, prima che inizi il video, l'ho presa al Tiger di Milano City Life ed è una bustona, faccio vedere anche fotocopertina. È una bustona da 4 euro, quindi è quelle piccole, diciamo, o medio piccole, perché poi c'era quella da 6 euro. C'erano questi due formati lì, 4 e 6 euro. Non c'è più la media o la piccola e la grande, ma c'è solo la grande e questa qui che io reputo medio piccola. E quindi bando alle ciance, ciancio alle bande. Se ancora non l'avete fatto e volete supportare questa tipologia di video e il canale, non esitate ad iscrivervi attivando la campanellina, a mettere un grande pollicione blu e a seguirmi sugli altri social, Instagram, Pinterest e TikTok. Vi voglio bene, Pinkies. Ora, sigla! Bene Pinkies, come sempre di rito faccio vedere a voi. Ora mette a fuoco. Vedete, è ancora chiusa. Quindi la apro e faccio vedere a voi. L'unica cosa che io ho visto che mi ha spinto a prenderla è questa roba marrone dall'Oblò. Quindi adesso io la apro. Non guardo dentro ovviamente, la apro solo. È chiusa sia con le graffette che con la colla. Faccio vedere dentro a voi, spero stiate vedendo. Ok, adesso pesco subito questa cosa che vedevo marrone. From me to you. Court met Kurnenberg, card with envelope. Biglietto con busta. Eccolo qua. Non è male come biglietto con busta, è carino. Da me per te. Carino, carino. Lo tengo qui e poi vediamo. Allora, ricordo anche sempre di dare un voto a questa busta da 1 a 10. Poi prendiamo quest'altra roba. No, è una cosa che devo dare a mia madre quando la vedrò. Non so quando la vedrò nel 3000 mai, non so. Però questo è quanto. Quando la darò a mia madre dovrò dare questa che è praticamente della colla glitter. Lei tra l'altro va comprato quando è venuta a Milano o quando va nelle sue zone a comprare vedete qui, una colla a caldo di Tiger, quindi queste sono le ricariche tra l'altro glitterate e quindi lei le può utilizzare. Io non ho neanche una colla a caldo a casa mia, quindi fate voi. Poi c'è quest'altra cosa, no vabbè, sempre per mia madre, perché io non uso, non faccio, non pratico, cioè sono colori per la faccia, eccoli qua, vegani. Quindi bello tutto che sia vegano, che sia friendly, ma fino adesso c'è una cosa che posso dare io, il biglietto d'auguri. Poi abbiamo una cosa grande che la vado a prendere subito. No vabbè, ma che roba è? Cioè non è neanche dire, sai, è uno svuota tasche, è un cestino, perché con questi fori grandi, larghi, non capisco. Vassoio decorativo in bambù. No vabbè, a parte che io non sono Mia Cellini Mua, che è pazza per, come lo definisce lei, lo stile tiki, ovvero lei lo chiama Summer Crash, perché questo è proprio stile tiki Summer Crash. Cioè io no, cioè, non so, fino adesso alla busta. Sarà una busta, come dite voi, forse più adulta, più matura, ma io do 0 a questa busta per ora. No, ma che cos'è? Tra l'altro della bandiera francese, una ghirlanda francese, cioè una ghirlanda, non ho niente contro i francesi, ma cosa me ne faccio? Non ci sono i mondiali, non c'è niente da vedere, non c'è un'ispirazione, cioè non c'è niente di niente, e ghirlanda francese, ma che me ne faccio? Boh. Cioè non è carnevale, non c'è una festa in maschera, non c'è una festa a tema. Tiriamo fuori un'altra cosa. Un ventaglio, sì, questo torna sempre utile. Torna sempre, e poi è bello perché è un ventaglio
in stile giapponese, cioè al Giappo vibe. Vi faccio capire cosa intendo con Giappo vibe. Con Giappo vibe intendo questo motivo che è una texture, cioè scusate, che è un pattern che si ripete continuamente. Avete questo pattern con ghiglia molto bello, funzionale. Li ho sempre apprezzati, li ho anche comprati, ne ho comprato uno del Pride, adesso ho questo molto bello, oltre a quello del Pride, devo dire voto 10. Poi mi ricordo un sacco il mio primo amore, pensando ai film, ai cartoni e tutto, che è Temari, cioè di Naruto, dove io volevo sempre essere della squadra del vento, oppure della squadra delle marionette, cioè della casata delle marionette, comunque del villaggio della sabbia, quindi... Chiedo scusa a tutti, ma mi si era finita la batteria, quindi mi si era spenta la videocamera. Praticamente stavo dicendo che... Scusatevi se vi sposto, scusate, ok. Stavo dicendo che Ganguro e Temari, i miei preferiti del villaggio della sabbia, cioè proprio io con le marionette ho sempre voluto giocarci, le ho anche comprate, mi piace così del marionettista che lotta, che fa, e poi Temari. Infatti nel gioco di Naruto per Nintendo DS... Cioè, scusate, per Nintendo DS, sì, per Nintendo DS, io usavo sempre o Ganguro o Temari. E quando non volevo usare Ganguro o Temari perché volevo usare magari il villaggio della foglia o altri, andavo ad usare i Rock Lee. Cioè, Rock Lee sono personaggi topici. Cioè, soprattutto... Potere del villaggio del vento! Mossa del vento! Cioè, vedete, cioè, facevo così da bambino, cioè giocavo proprio con le mosse del vento, un sacco. Addirittura mi inventavo gli attacchi tipo ventata poderosa, ventata fortissima, cioè no, vabbè. Quindi per me i ventagli sempre top trovarli. Quindi questa ha risollevato la busta sorpresa col voto, questo è bellissimo. Credo ci sia ancora una o due cose, perché non lo so, però sento ancora roba. Prendiamo questo. Sì, c'erano due cose. Avevo ragione, una è uscita insieme all'altra. Allora, la busta è finita. Abbiamo prima questo, che secondo me è utilissimo, ma un po' scomodo perché non ho capito come si usi. Sono praticamente, adesso ve li zoom per venire vicini. Ecco qua. Aspettate che metta a fuoco adesso. Ok, ha messo a fuoco, vedete? Sono questa cosa qua, sono dei gommini che servono per chiudere così, vedete, lo metti così ta-ta, e chiude i sacchetti. Molto scomodi avendo quelli di Ikea che sono a clip e chiude in un secondo, ma utili comunque, quindi utilissimi. No, scusate. No, scusate, mi vedete flashato a questa maniera perché davvero ho letto sopra l'utilità di questa cosa, sono porta calze da lavanderia. No, cioè questi sarebbero per mettere le calze perché non si spaghino in lavanderia, non si perdano. Cioè vi faccio vedere, io pensavo fossero per i sacchetti. Boh, non ne capisco molto l'utilità, ma cioè, se devono essere porta sacchetti, capivo, li metto sopra, faccio passare il sacchetto, poi si chiude, ma per le calze, boh, proverò nella mia lavatrice e se mi ricordo vi farò sapere nelle stories di Insta. Poi abbiamo trovato quest'altra cosa che avevamo già trovato un'altra volta, che è Spear and Block Potting Mix, l'avevamo già regalata a mia madre ed è questo. Per fare la terra, il giardinaggio e tutto. Adesso invece lo terrò io e proverò a fare un esperimento che io volevo fare da molto tempo, ovvero se questo contiene anche i semi, non solo la terra, volevo provare a coltivare una pianta dai fondi di caffè, perché è un esperimento che volevo provare in quanto sono costretto adesso a lavorare di più con i fondi di caffè. Perché non è come prima che avevo il fondo di caffè, lo buttavo o nel lavandino o nell'umido e via. Adesso devo proprio prendere le cialde, perché ho la macchina con le cialde che mi hanno regalato per il compleanno. Un regalo arrivato in ritardo, che non avete visto nel video perché è arrivato in ritardo. La devo aprire, separare nel secco la plastichina dentro, poi devo mettere la cialda vera e propria nella plastica e il contenuto nell'umido. Quindi sto conservando tutto il caffè
anche quello della moca perché alterno anche con la moca per risparmiare soldi e vado a metterlo tutto dentro un bicchiere, adesso è in un bicchiere e poi vorrò travasarlo in un vaso che non so se andare a prendere da Tiger questo vaso, anche se da Tiger c'è stato ieri e non mi sono ricordato di guardare i vasi. Ma ho preso solo la busta sorpresa e due snack perché stavo slangolito che non ho mangiato tutto il giorno. E quindi Pinkies andrò a rivedere da Tiger oggi quando finisco lezione, che finisco 18:30. Vediamo se riesco. Pardon. Alle 18:30 vado da Tiger e guardo i vasi, guardo le cose, perché secondo me potrei provarci a fare i fiori con il caffè, anche se leggevo in un blog di internet che potrebbero marcire i fiori col caffè. Però devo cambiare Tiger, non posso andare a quello di Tre Torri City Life, andrò a quello di Porta Garibaldi, perché quello di City Life non aveva semi singoli, ma aveva solamente già preparati o buste con semi. Quindi non mi va bene, cioè tipo mi davano un vasetto da aprire, tipo quelli di latta, dove dovevi annaffiare, aveva già i semi di qualche pianta e così, non li aveva come li aveva una volta Tiger con la, come si dice, con la mini serrina, con i semini separati, no, aveva tutto insieme, quindi ho detto no, no, non mi serve, perché a me bastano i semi. Mal che vada, comprerò il vaso di e i semi al supermercato, che ci sono all'Esselunga o ci sono anche al Carrefour e così via. Devo capire se questo preparato però ha già i semi o se è solo la terra. E questo è, faccio vedere ancora da vicino che metto a fuoco. Non capisco se ha, faccio vedere anche dietro com'è il disegno. Non capisco se ha anche i semi già nella terra oppure no. Perché potrei magari fare un vaso con la terra inseminata e il caffè. Però so che il caffè è un buon concime, quindi vanificherebbe il mio risultato, però perché ho detto proprio su un blog che se tu usi solo il puro caffè, tipo per la troppa acidità, per il troppo grado di pH sbagliato, fa tipo morire le piante, le fa comunque nascere male, non le fa nascere, non fa bene. Io volevo provare appunto questa sfida, visto che ho un botto di caffè. Allora, vediamo se trovo l'italiano per il contenuto, non per capire cos'è, perché ovviamente ho l'inglese. Mix per vaso. Aggiungere acqua e il composto diventa. Contiene fibra di cocco. Però vedete, non contiene i semi, come sostenevo. Adesso lo andiamo a vedere. Come supponevo, è solo la terra senza semi, quindi lo terrò e lo regalerò a mia madre. La busta sorpresa di Tiger è finita, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia regalato un momento di spensieratezza e abbia fatto scoprire un po' di più di me, perché mi sono raccontato con Temari eccetera eccetera. Se siete arrivati a questo punto del video, usate l'hashtag busta sorpresa marzo, busta sorpresa marzo, e vi voglio, commentate sotto se vi è piaciuta questa busta sorpresa, date un voto da 1 a 10. La busta sorpresa per me si è risollevata da 0 a 3, da 0 è arrivata a 3, perché tutto il resto non mi piace, non è funzionale, non è utile. Quindi io do voto 3 alla busta sorpresa. Vi voglio bene, Pinkies, al prossimo episodio di aprile. Stay tuned, baci baci. Pinkies, alla prossima.